35 con aspirazione, il più compatto dei riuniti della linea Colibrì di BTC. È costruito in lamiera d'acciaio, una dimensione di 35 cm e circa 50 al top. È costruito con tecnologie innovative, ha anche un sistema push-pull per i cassetti. Noterete, le linee sono tutte pulite, non ci sono maniglie, quindi di facile disinfezione. Il top è in corian, funge anche da base lavoro, permette di spostare il riunito in modo molto agevole sia per la disinfezione del pavimento ma anche per posizionarlo nel modo più ergonomico nella postazione di lavoro. È un riunito dotato di micro motore in alluminio con aspirazione integrata fino a 40.000 kg. Il riunito può essere attivato, il micro motore si attiva automaticamente premendo il pedale, attivando il cerchiando da pedale, oppure, se fosse più comodo mentre si sta lavorando, da questo tasto di attivazione. L'aspirazione può essere disattivata dalla tastiera membrana, oppure, una volta terminata l'attività con il motore di aspirazione si disattiva automaticamente. Come dicevo prima, si può regolare la velocità fino a 40.000 giri. L'inserimento delle frese è automatico, non ha bisogno di serraggio perché una volta attivata la rotazione la fresa verrà bloccata automaticamente dal micromotore. È dotato di un tubo corrugato e di un'aspirazione a 360 gradi intorno alla fresa, quindi questo permette di eliminare fortemente la presenza di residui e polveri anche le più sottili nell'area operativa, sia permettendo una visibilità maggiore ma soprattutto per evitare di inspirare e inalare sostanze che comunque sarebbero dannose per il vostro corpo. Qui c'è in dotazione un sacco con filtro per le polveri aspirate, un sistema di aspirazione integrato, è interamente installato nel vano tecnico, nell'ultimo cassetto, ed è dotato di un motore aspirante con una potenza di 1200 litri al minuto. Si può lavorare con o senza pedale, il riunito può essere equipaggiato con una lampada dei vari modelli che BTC propone. Questo per esempio è una delle lampade più vendute e sicuramente la più ideale per questo riunito, dotata anche di una lente di ingrandimento e di luce LED. Si può agevolmente spostare nell'area operativa. Tutti i riuniti BTC, anche il Colibrì 35, nonostante le sue dimensioni molto ridotte, può essere comunque configurato nel migliore dei modi e sicuramente adattandosi alle vostre esigenze. Qualora la lampada non fosse necessaria, perché fosse già presente nella cabina, nello studio, potete attrezzare il Colibrì 35 con un comodo vassoio, che fra l'altro è dotato di un braccetto orientabile, posizionare i vassoi, avendo anche comunque due vani e cassetti per riporre strumenti o altro materiale necessario per i trattamenti odologici. In questa composizione oggi vi mostriamo la One Motion, poltrona podologica equipaggiata con un attuatore lineare, quindi un motore di sollevamento che permette di posizionare all'altezza richiesta il paziente. Arriva ad un'altezza minima che permette un ingresso molto facile al paziente e allo stesso modo permette di sollevarlo per lavorare in modo molto ergonomico sull'area operativa del piede. Anche sulla One Motion c'è la possibilità di avere l'ingresso laterale. E per eventualità ci fosse l'esigenza di posizionare una vaschetta per un pediluvio, i gambali possono essere spostati e aperti a 90 gradi lateralmente. A questo punto, come per ogni postazione podologica, la cosa più importante è mantenere una posizione ergonomica e che agevoli il lavoro per l'operatore e il comfort del paziente.
avere la possibilità di posizionare il riunito in modo comodo e alla giusta distanza, permettendo comunque alle spalle di lavorare in modo comodo e corretto, raggiungendo ogni lato e ogni parte del riunito per avere accesso alla strumentazione e al materiale necessario. Posizionando quindi il paziente all'altezza richiesta, più comoda e necessaria per lavorare sulla parte superiore, inferiore, interna ed esterna del piede. Anche la wall motion dotata di gambali singoli, sdoppiati, e con la possibilità di estendere la talloniera e di orientarla, perché questo potrebbe permettere di posizionare il piede poggiandolo e lavorando sull'altezza della poltrona, poter intervenire con una visibilità perfetta, una visione dell'area operativa in ogni suo angolo, in ogni sua parte. Anche la wall motion permette la rotazione, quindi qualora gli spazi fossero ridotti, restando sempre nella stessa posizione, l'operatore può spostare la poltrona, quindi il paziente, la posizione di testa. Il serraggio è un serraggio meccanico e nel bloccare la poltrona la stabilizza perfettamente, correttamente. Per posizionare il piede e sollevare il gambale è sufficiente premere questa leva per scendere giù e nel salire basta tirar su il gambale. Come dicevo prima, si può comunque lavorare all'interno. Posizioni tutte e due e meccanicamente, qualora fosse necessario, orientare lo schienale e posizionare il paziente nel modo più comodo o anche in posizione rendendo qualora fosse necessario. Anche con la wall motion è possibile raggiungere un'altezza operativa di oltre 130 cm e quindi poter lavorare in posizione retta, quindi in piedi, salvaguardando comunque il vostro comfort e soprattutto l'ergonomia del vostro lavoro.